L'abbiamo vista in studio lunedì a Bob Gear, non so che state vedendo repliche, non lo so, è un casino, ma va bene così. È stata in studio io stamattina, cioè il giorno dopo la registrazione, anzi la diretta di Bob Gear, sono andato in studio a sistemare dei pannelli, stiamo rivedendo un po' la scenografia, e c'era, non ti ricordo il nome, comunque la persona che si occupa delle pulizie, no? Da tanti anni della sede di Fassina in Via Arona, che era là che, con la macchina, lavava, poverino, al secondo piano, fa... Uè, ma Stefan ieri sera, no? Ho detto, guarda che c'è stato il Valli con la cobra. Con la cobra. Ah, beh, allora? No, perché ieri sera perdevi acqua da tutte le no, parti. Ma è già la seconda volta, perché sono venuto con la Chevelle e perdeva acqua. Ieri sera ha fatto un lago, ho detto, ma no. Però gli fai talmente anche... simpatia, fa, no, ma venivi stessa, era là che puliva. Comunque mi attrezzerò con un mocio lavapavimenti. Cos'è successo? No, non bastava, ho dovuto usare la macchina col liquido. Nel figuro c'è il glicol nell'antigelo, guarda, mamma mia. Un disastro. L'ingiorno dopo rimane proprio l'impronta, esatto, modello timbro. La boccetta lì vuol dire che non è che hai bevuto, ma serve per Madonna, lei. Madonna, che brutto. Aspetta, no, Pascal, non riprendere. Me lo prendi. Pascal, non prendilo, non farlo andare, ma che bello, con lo strofinaccio, lo scottex. Uno dice, vabbè, ma il Valli ieri sera rientrando da Bob Ghiera per andare a casa mi si è fermato in Camporella, ha trovato quelle signorine lì, invece di andare da Mauro a casa e dal suo bimbo mare si è fermato in Camporella. Invece no, il Valli per andare a casa c'ha lo scottex, c'ha l'acqua. Ma che bello è doverla accudire così. Ma no, perché è troppo figa. Ma sai quanti messaggi mi sono arrivati? Ciao Marco, quanti messaggi mi sono arrivati di gente innamorata di questa vettura, sono impazziti completamente. Però il suo bello è che non è una macchina normale. Allora, io direi che partiamo introducendola un pochino, facendo un po' di chiarezza attorno a tutta quella... Ciao! Facendo chiarezza attorno a tutta quella confusione che le notizie strampalate, come dire, vivono attorno a questa macchina, no? Ognuno spara sentenze, cose. In realtà questo mix va chiarito un pochino. La macchina è chiaramente di... l'embrione è inglese e c'è questa, fammi dire, questa intuizione di Carroll Shelby del 1962 che dice, cavolo, usiamo l'agilità di una macchina piccola, di un telaio dinamico come quello inglese e lo abbiniamo a un motore dei nostri. Quindi quello che era questa mascherina meravigliosa, perché la linea l'hanno fatta gli inglesi, quindi la linea l'hanno fatta loro, questa ruotona larga, questo muso, questo posteriore che andremo a commentare più tardi con le immagini, montava un motore a quattro cilindri manuale come gli inglesi ai tempi facevano, no? Le cilindrate erano oltreoceano, non c'era nulla da fare. Si è fatto 2 anni col 289 la macchina balestre. Quindi 62, 61 è stato la produzione, 62, 63 l'ha fatto con le balestre, il motore 289 pollici, che è quello che la Ford poi ha montato sulle Mustang per tantissimo tempo. Nel 65 dice mettiamo qualche cosa di più vigoroso, 427, 7 litri Ford. E motore che aveva 500 cavalli, le normative di antinquinamento non esistevano, benzina a fiumi, compressione 11 a 1 e 500 cavalli sotto il telaio della Cobra. L'hanno fatta nel 65, nel 66 poi hanno detto il motore è una favola, adesso per ammazzare le Ferrari abbiamo bisogno anche del telaio. E allora hanno messo i trapezi triangolari al posto delle balestre col mozzo centrale, col gallettone centrale, quindi è diventata ancora più... Performante. Ma perché scusami, ti faccio le domande perché io ti ascolto, imparo, però voglio capire, perché con le balestre cos'è che succedeva? Cioè a livello di guidabilità, è vero che lei è anomala, nel senso è piccolina, con tanta potenza così, però la balestra rispetto a quel nuovo sistema che tipo di difetti aveva? E ascoltami, il coricamento in pista la dondulava un pochino. Esattamente, il ponte rigido della balestra che io amo, il ponte rigido degli anni 50 era una roba, fammi dire, motore cambio e trazione posteriore, adesso impara a guidare, quella era un po' la filosofia, però chiaramente con un motore così esuberante e le piste che andavano pennellate ogni tanto, sì, dagliela una sgiaffa. Scusami, là si vede, io spero che si veda, sì! Il coppino al Pasqualino! Oh, se non mi interrompe, bello, scusa, il mio filo non ce la può fare, c'è capito? C'è il coppino cicciotto! Vai. Arca miseria! Scusami, c'è il coppino cicciotto! Ma io parto, ma la gente a casa se lo aspetta! A raccontare una roba seria e tu gli dai le sgiaffe sul coppino a Pasquale! E io te la do a te adesso! C'è il coppino cicciotto! C'è il coppino cicciotto! Arca miseria! Scusami, dov'eri? Comunque, parte gli scherzi! Dov'eri? È diventata un'icona della sua vita, cioè Carroll Shelby da pilota a costruttore ha messo questa punta di diamante sulla sua carriera ed è diventato l'uomo Ford per eccellenza. La macchina è stata prodotta col motore 427 in 348 esemplari,
si dice 300 extra, no? Fatte su licenza Shelby con tutti i componenti rimasti, per cui parliamo di originali, le 348, di 300 ricostruzioni su licenza Shelby, le altre repliche, quindi dividiamo in tre fasce. Uh-huh. E soprattutto, forse l'ho anche detto quando l'abbiamo fatta vedere in diretta, se vogliamo documentarci sulla Shelby non affidiamoci alla rete. Perché io l'ho fatto prima di tutti voi, ci sono un sacco di notizie contrastanti, proprio i numeri non corrispondono. Alla fine mi sono comprato un bel libro scritto da Carol Shelby che dice proprio in inglese: la Shelby è la mia, la racconto io. Okay. Perché non si vede che era stufo, altro, certo. Non fidatevi di nessun altro. E lui ha dato i numeri, ha dato tutte le prime produzioni, ha dichiarato che le prime non sono state censite, per cui quando erano mezze inglesi, mezze americane, finché non hanno fatto le 100 per poi registrarle alla FIA, i numeri sono stati un po' strampalati e poco documentati, proprio perché c'era questo trasbordo delle cabine dall'Inghilterra verso l'America, il motore lo monto io, quindi l'America è sempre stata molto libertina, lo è oggi, figurati allora, no? Questa non c'era questo proprio catalogo di numerazione così certificata, così concreta come potremmo avere su macchine fatte in serie. Ok, senti, lei come tutte le belle donne complicate, è complicata, cioè noi diventiamo pazzi, no, per la donna che ti incasina la vita, e da gestire più difficile, lei gestirla è un casino. È un casino, però con questo motore esuberante e questo telaio che nonostante i trapezi triangolari che abbiamo accennato era impossibile da tenere, faceva la differenza nelle gare in quegli anni lì, perché avevamo le Ferrari e le Jaguar che davvero pennellavano le curve con questi motori, fammi dire, più leggeri, meno ricchi di potenza di quanti non avesse lei, ma frenata e tenuta di strada. Quindi se andiamo a vedere i filmati, vediamo lei che sul dritto li prende, gli gira attorno, gli sgomma vicino e vola a 500 metri. E poi chiaramente perde nelle curve, certo, e in quello che erano gli spazi di frenata. Ma non c'era nulla da fare, alla fine era un giro avanti. Uh-huh. Per cui l'esuberanza è stata trasmessa al pubblico al punto che è diventata un'icona che tutti hanno voluto avere. E sono nati i costruttori americani e inglesi che hanno cominciato a interpretarla a proprio modo e maniera e hanno cominciato a mettere le motorizzazioni più strampalate, gli otto cilindri più o meno potenti, i cambi e i ponti di tutte le generazioni ed età, ma ognuno si è fatto la propria Shelby. Ci sono costruttori che sono scomparsi, falliti proprio, che non sono riusciti a fare un prodotto di qualità. Gli americani sono quelli che preferisco, non solo per bandiera, però... E ieri un ragazzo ha scritto dicendo la sua performance è la migliore, ha ragione, perché hanno fatto veramente una macchina speciale, più bella da guidare ancora di questa qua, ma con meno anima, perché questa qui è fatta su licenza Shelby dalla Shelby American Inc. di Los Angeles, California. Per cui è rimasta rude, cruda, cattiva e ignorante come vuole uno che compra la Shelby. Io credo che la potenza di questa, proprio di questa è una Ram Cobra, così l'hanno battezzata, nata nell'80, finita nell'88. Vedrai sempre 427 Cobra sull'etichetta, ma non è detto che ci sia sotto 427. Questo è un 406 pollici. Portato a iniezione con un cambio 6 rapporti a 600 cavalli, proprio te la vendono con la scheda, quindi a 600 cavalli, è esilarante. Cioè va talmente forte che tu ti metti a ridere. Io ieri in balassina, mentre tornavo a casa, quando facevo prima, seconda, terza nello spazio che mi ha consentito di farlo, ti metti a ridere perché non ci credi, ti rendi proprio conto che va forte. Terza e quarta, poi mi sono fermato perché ho detto qua mi arrestano, ma il contachilometri va di due volte più veloce del contagiri in terza e quarta. Hai questi strumenti davanti che dici ma non è possibile, con una sensazione di potenza pazzesca che secondo me poche macchine ti danno. E anche se il cronometro sicuramente può dare ragione a qualche macchina nuova, io penso che il divertimento di aprire il vetro con la brugola. Cioè c'è proprio la brugola per aprire. Hai capito? Ah, ok. Questa è la chiave della macchina, ragazzi, vedi? No, questa è una Cobra, una Ram Cobra con l'hardtop. Prezioso? Preziosissimo l'hardtop. E io non l'avevo mai vista, tra l'altro, la prima volta che la vedo con l'hardtop. No, avevamo fatto un servizio su una mia Argento che aveva l'hardtop in alluminio. Ma non era montato, forse. Guarda, intanto la prima cosa che devi fare, se non la lasci aperta, perché la regola potrebbe essere anche di lasciarla così, brugola è di salire con la brugola, vedi?
vedi qua, ah, con la brugoletta. Okay. Poi fai un po' di Kama Sutra per l'ingresso, Sì. Anzi, lo farei fare a te, così vai a schiacciare la frizione. Ma anche guarderei volentieri te facendo il filmino. Ma avete già preso per il culo abbastanza ieri a Bob Gear. Facciamo aspetta che vai dentro tu. Si spacco il microfono, tanto non sei più neanche manzottino. Coppino grasso, dopo si incassa. Sei diventato biondo filiforme, ringiovanito. Occhiale rubato a mio figlio, dimenticato, lui a Barcellona. Io. Occhiale, ma vai, trovate l'occhiale. Incastrati. Mi piace, ma l'occhiale Freddy non. Incastrati, incastrati. Porca vacca. No, così non ce la farei mai. Devi passare prima il volante. Ma ti cazzi tuoi, va lì. Così non va bene, dovevi passare la gamba sotto il volante. Ma io non c'ho mica la gamba di prosciutto lì come te. Mi sono salito facile. Fino a due mesi fa pesava più di me, adesso se la tira. Come mi sento figo pazzesco. Allora, ma dov'è l'acceleratore? Ma c'è allora, un tunnel qua dietro. Comincia a cercare i pedali, che la cosa più bella è quella. Cazzo, a ma sinistra. La frizione, mi fai schiacciare la frizione. Ti voglio vedere. No. Dai, voglio vedere la faccia di Franco. Che schiaccia. Ma perché è così dura? Cos'ha? Schiaccia la frizione. Ma la frizione o il telaio? Guidala con quella frizione lì. Oh! Mi ridà dietro delle ginocchiate. Guarda, spero che si capisca. Guarda. Allora. Quando senti il nervo che tira perché sembra di schiacciare il pedale del freno, cominci a sentire male sulla cerniera della porta che sta da questa parte. Ma già perché questa era perché aperta adesso. Quando hai schiacciato la frizione e il polpaccio ti sta facendo le fiamme, io ti metto anche la cerniera. Oh, fantastico, qua ci vuole un parastinchi qua. Poi, se non metti le scarpe da pilota, rischi che con un 883 bikerino di schiacciare tutti e tre i pedali insieme. No, io di fatto sono con lo stivaletto, volevo provarla ma non mi fido. Come non ti fidi? No, non mi fido. No, devi guidarla. No, ho paura. Io voglio vedere la tua faccia. Come facciamo a fare le immagini? Voglio la GoPro qua, che voglio l'espressione. Come facciamo di Franco a fare le immagini? Eh? Ah, le facciamo da lì? Sì. Vabbè, anche qui. Mettiamo Pasquale qua dietro. Dove vuoi, guarda, puoi metterla dove vuoi. Dovunque metti la telecamera. Dai, sai com'è tu? Tieni tu il cifanello lì, dai. Sei capace di usare il cifanello? Ma sei sicuro che la proviamo? Io ho paura. No, devi provarla. Dobbiamo anche scaldarla. Sali. Fammi vedere se c'è l'acqua. No, minchia, rimaniamo a piedi? Ma perché ieri mi ho persa un po', eh? Cioè, ma ieri, ma uno cosa fa? Tutti i giorni deve mettere l'acqua per usare sta macchina. Eh? No, cazzo, l'ho aggiustata ieri sera, eh. Facciamo il giro. Sono arrivato a casa e non l'ha persa. Ma ci basta quell'acqua lì per fare il giro del rione qua? Ci basta, no? Abbiamo 23 litri d'acqua, dovrebbe bastare, no, Bob. Secondo me no, che sono 800 metri, no, non basta. Questa fa 30 litri al chilometro. No, sono tornato a casa, l'ho anche sgallinata e l'acqua è al suo posto. Cosa vuol dire sgallinata? Quindi vuol dire che... Cosa vuol dire sgallinata? L'ho sgallinata. Non è mai sgallinata una fidanzata? No, te non sei capace. Ma andiamo allora? Ma aspetta, se volessi andare col vetro aperto cosa faccio? La gente la piglio dentro quando... Ecco, aspetta che apro il mio vetro. Sì, un attimo. Ma sei sicuro? Aspetta che devo anche trovarti la chiave giusta. Minchia, ma che casino. Non è mica così facile. Intanto prova l'emozione dell'accensione. Scusa, ma perché sei indirizzato di là? Perché devo cambiare così? Prima, seconda, terza, quarta, quinta, sesta? Guarda anche il contagiri come è messo, seconda chiave non secondo va bene. Stai spaccando tutto. Senti, sto solo facendo le prove. Ma che contagiri è storto? Ma perché l'hai montato storto tu? Perché perlomeno vedi quando è a 7000 è dritto. Pompa della benzina. Siamo matti qua. Ok. Dai, trema, fai tremare la terra. Metti la folle che qui partiamo via, che c'ho già la frizione che... La frizione la stai tenendo giù? Sì, spero. Vado, starta? Vai. Oh, cazzo. È già così un divertimento. Mamma mia, ma va bene così, basta. Io vado, grazie. No, è stato bello vederti. Voglio vedere di guidare. Posso metterti la camera là? Fai quello che vuoi. Voglio vedere la tua faccia. Oh, tienimi le folle, che ho paura che mi scappa via tutto. Tieni lì, falla scaldare, andiamo a prendere. Posso togliere il piede dalla frizione che non c'ho il polpaccio del crampo, cazzo. Pasca, legati sopra, vieni con noi, dai.